Buonasera a tutti, volevo salutare tutti i presenti e anche quelli che ci seguono in diretta su canale YouTube. Rubo poco tempo a poi quello che racconterà Nunzio su cosa facciamo in CERVED con i grafi e la correlazione con la data science. Volevo però velocemente presentare l'azienda in cui la storia che racconterà Nunzio avviene. Io sono Stefano Gatti, sono responsabile dell'area innovazione fonti dati in CERVED. In questo contesto mi definirei più un data lover. E in questo senso sono molto onorato di ospitare in questo contesto in cui lavoriamo un evento così importante per la data science. Approfitto anche per ringraziare innanzitutto Data Science Meetup a Milano per anche il lavoro che sta facendo di diffusione della data science in Italia. Credo che ce ne sia molto bisogno e la velocità con cui le attività del Data Science Meetup si stanno espandendo sono a testimonianza del valore di questa attività. Volevo ringraziare anche Neo4j, thanks Stephen per essere qua e per raccontarci un attimino la loro storia, alcune storie di data science sul grafo e dell'uso della tecnologia del grafo in generale. Ringrazio anche Larus, che è con cui lavoriamo, che sono tra i più importanti conoscitori della tecnologia Neo4j, in generale a grafo, in tutto il mondo e in particolare in Italia. E last but not least, volevo ringraziare Nunzio perché oltre ad essere una delle colonne portanti del team di Data Science in CERVED, ha fatto in modo che questo evento succedesse insieme a Nancy, che è business partner nostro di HR, che ci ha aiutato nell'organizzazione interna. Vado velocemente a raccontare, a dare un attimino il contesto. Chi è CERVED? Fondamentalmente siamo una data-driven company, una delle più importanti data-driven company in Italia. Abbiamo tre settori principali di business: quello della credit information, che ha a che vedere con la solvibilità, quindi di proteggere le aziende e le banche dal rischio di credito. Abbiamo poi la parte di marketing solution, quindi di fornire soluzioni che hanno a che vedere con la capacità di trovare nuovi clienti e nuovi mercati. E poi abbiamo la terza area, quella che vedete in basso a sinistra, che ha a che vedere con la gestione del credito in sofferenza. Sulla parte destra vi ho rappresentato qualche numero un po' più afferente al dominio dei dati e vediamo tanti report, parecchi report al minuto su tutto il tessuto economico italiano, quindi banche e aziende private. Abbiamo tanti dati, diciamo così, nella classica caratterizzazione dei dati che si fa contando il fenomeno Big Data, più che volumi, che sono tanti, e velocità con cui questi dati vengono aggiornati, sicuramente la varietà è la caratteristica più importante delle nostre fonti dati. Abbiamo anche tante persone che lavorano in azienda e di queste 1.900 persone, tanti lavorano sui dati, sono data expert, data science, data engineer. I dati che fanno parte del nostro patrimonio non sono solo quelli ufficiali che arrivano dalla Camera di Commercio, piuttosto che anche altre organizzazioni italiane che raccolgono dati ufficiali su aziende e su informazioni relative alle stesse, ma anche abbiamo, e stiamo anche attraverso algoritmi, quindi anche attraverso la data science, abbiamo una serie di dati che sono proprietari e abbiamo investito parecchio tempo, quindi persone, progetti e tecnologia, nel lavorare con dati open e in generale dati che arrivano da fonti web, un po' la nuova generazione di dati. Per raccontarvi proprio
in maniera molto sintetica quella che è CERVED dal punto di vista dei dati della data science, ho realizzato questa slide che rappresenta i tre layer in cui fondamentalmente siamo un po', si può schematizzare CERVED. Uno strato molto importante di dati che si va allargando, come vi ho fatto vedere nella precedente slide, di nuove fonti, ma stiamo cercando, ci siamo già arrivati in molti progetti e anche in molte soluzioni, a diventare da una data company, quindi facendo leva su tanti dati, a una algorithmic company, cioè un'azienda che, lavorando sui dati, crea valore attraverso la realizzazione di algoritmi. Ne abbiamo già parecchi e stiamo investendo molto proprio in questa area, come adesso qualche numero: 40 milioni di investimento facciamo, sono quelli che investiamo ogni anno in dati e tecnologie che hanno a che vedere con i dati, ma soprattutto in persone, data scientist, data engineer e data expert. Cioè, crediamo molto nella diversità con cui figure che sempre lavorano sui dati, magari nelle con viste diverse, riescono a realizzare, quindi a creare valore, lavorando insieme in progetti con punti di vista che possono essere diversi, quello che magari conosce più da vicino il dominio dei dati, quello che conosce più le tecnologie dei dati e quello che conosce più, diciamo così, gli algoritmi che si possono applicare sui dati. La nostra esperienza è che quando si mettono insieme queste competenze, questa diversità, si raggiungono i risultati migliori. Un po' come nella popolare definizione che ha lanciato nel 2011 Drew Conway sulla data science, solo al centro di un insieme di competenze che non sono soltanto nella parte di computer science in senso stretto, nella parte di statistica, nella parte di conoscenza di dominio, si ha, diciamo, si raggiunge il vero concetto di data science. Vi racconto velocemente anche qual è un attimino come si inserisce, come abbiamo cominciato a lavorare con tecnologie, diciamo così, a grafo. La nostra storia è cominciata un po' di anni fa, parliamo di più di 5 anni fa, quando da un problema, diciamo così, un po' più ingegneristico, un po' più che ha a vedere con la tecnologia. Avevamo un prodotto, una soluzione, che era fatto un algoritmo abbastanza complesso, che, data un'azienda, una qualunque azienda, calcolava qual era in inglese si dice beneficial owner, diciamo così, titolare effettivo, la traduzione italiana, diciamo così, una o più persone che controllano in maniera significativa, attraverso delle regole che in Italia sono state definite da Banca d'Italia, ma hanno a che vedere con l'analisi dei grafi, quindi di come, quali sono le proprietà e come si distribuiscono, anche in una logica a volte di scatole cinesi, la proprietà di un'azienda, fino ad un certo livello di fino a un certo livello. Questo livello, quindi, aveva a che vedere questo problema con visitare, attraverso una serie di passaggi, tutto il grafo del tessuto economico italiano che noi abbiamo, avendo tutta la competenza delle persone e delle aziende che popolano l'economia italiana. Per fare questo aveva un problema difficilmente da risolvibile, soprattutto dando prestazioni che dovevano essere real time sui nostri clienti, quindi un tempo di risposta che doveva stare nel giro di qualche secondo, quanto più il titolare effettivo si allontanava dal primo livello, dal primo elenco soci, quindi il primo livello di proprietà dell'azienda. Come vedete in questa slide, che in realtà presentiamo anche in diverse situazioni, anche per far capire su questo progetto perché siamo andati sulla tecnologia grafo, era un problema che fino al terzo, quarto, quinto livello era facilmente risolvibile con un database relazionale. Quando però si saliva di livello, quindi adesso arriviamo al 15°, addirittura nel 2011 arriviamo al 19°,
La tecnologia grafica è stata veramente disastrosa perché ci ha consentito, da un lato, un risparmio in termini di risorse informatiche per risolvere questo problema, dall'altro ci ha permesso di risolvere un problema in tempo reale per i nostri clienti. Da questo problema, che era più tecnologico, siamo passati nel 2014-2015 a pensare di risolvere alcuni problemi che sono un po' più algoritmici. Abbiamo un altro prodotto che ha a che vedere con il calcolo dei gruppi, quindi italiani. In Italia noi calcoliamo circa 250.000 gruppi. Quando intendiamo gruppi, intendiamo entità associabili ad un'azienda o una o più persone, per cui c'è una quota che noi chiamiamo di controllo, secondo regole specifiche, che caratterizza. CERN, per esempio, non ha una sola realtà, quella per esempio quotata in borsa, ma è un gruppo di più di 10 aziende che concorrono a creare questa entità. Questo è un problema tecnicamente più complesso rispetto a quello del titolare futuro, perché bisogna esplorare completamente tutto il grafo, l'intero grafo dell'economia italiana. È stato risolto usando sia la parte di Neo4j come fondamentalmente database, per portare poi su uno strato un po' più in memoria, risolvere quindi con una tecnologia diversa il calcolo dell'algoritmo, ma basandoci sempre sulla tecnologia grafo che ci ha facilitato l'estrazione dei dati e l'aggiornamento del dato. Oltre a questo problema, quindi ci ha spostati un po' dalla tecnologia verso l'algoritmo, abbiamo nel corso degli ultimi 3 anni sviluppato anche una soluzione che chiamiamo Full Stack, perché usa il grafo, quindi Neo4j, come data storage. Usa, ha una parte, diciamo, di middleware importante, che ha una serie di logiche con cui vengono aggregati i dati, messi i dati, e poi anche uno strato di data visualization fatto con un prodotto che noi stiamo usando con successo, che si chiama Linkulus, che è molto facilita lo sviluppo di questo prodotto. Interessante, direi, di questo, spiego solo 2 parole su come è nato questo prodotto, perché questo prodotto è nato proprio dal team di Data Science che, volendo provare come il grafo si potesse adattare all'analisi dei dati e anche alla possibilità di creare prodotti, ha sviluppato una soluzione che inizialmente era addirittura usava come front-end il web browser di Neo4j, ma che poi, in maniera iterativa, molto agile, andando sui clienti e anche sul mercato, ci è stato letteralmente strappato dal laboratorio dei data scientist fino ad arrivare poi a diventare una soluzione che racconterà velocemente Nunzio, ma poi presenteremo anche domani, racconteremo domani più in dettaglio nell'evento che faremo per Talk con il Neo4j. Finisco riassumendo in questa slide quello che noi pensiamo sui grafi, perché i grafi sono importanti. La nostra esperienza è che i grafi consentano di linkare certi tipi di dati che si adattano magari a questo tipo di modellazione, i nostri sono particolarmente adatti a questo scopo, per dare nuovi insight, un nuovo modo di vedere i dati, un nuovo modo di analizzarlo, con per esempio la network analysis, che magari nell'ambito della data science è un po' ancora figlio di un dio minore, nel senso ancora giovane, e non sempre è facile portare a ragionare su questi paradigmi, che riteniamo essere comunque importanti. Concludo con uno spunto di un libro che ho recentemente letto, che è stato uno dei più belli degli ultimi mie letture, che Cesare Hidalgo, direttore del Collective Learning dell'MIT di Boston, che racconta come studia come attraverso lo studio delle relazioni, quindi relazioni tra individui, tra organizzazioni, addirittura tra nazioni, si possa capire meglio lo sviluppo di un sistema economico, di un distretto, di un gruppo di soggetti. In questo libro, che se volete è anche un po' un auspicio per noi, perché parla di come cresce
l'informazione e come l'importanza della crescita di informazione stia nella crescita delle reti, delle relazioni, crediamo che lo studio dei grafi, l'utilizzo dei grafi in tutte le varie forme possa aiutare e supportare questa capacità di capire la complessità crescente del mondo moderno. Adesso lascio la parola a Nunzio che racconta più in dettaglio la parte dei grafi. Ciao a tutti, allora io sono Nunzio Pellegrino, lavoro nel team di innovation di Cerver da 2 anni e ho lavorato principalmente agli sviluppi della piattaforma Grafo di Cerver e in particolare sono il product owner di Grafo4U, che è un'applicazione che permette al cliente finale di visualizzare in maniera grafo le relazioni che ci sono tra n soggetti che fanno parte del panorama economico italiano e in più di andare in esplorazione sullo stesso grafo dei dati che mettiamo a noi a disposizione. Io oggi in realtà farò solo da cappello agli altri due interventi che ci saranno successivamente, in quanto mi metterò nei vostri panni ma io che sono data scientist, perché quali vantaggi posso avere da un database a grafo? In realtà, piccola parentesi, cercherò di ampliare un po' più la platea, in quanto questo evento l'abbiamo sponsorizzato anche all'interno della nostra COP, Community of Practice, che conta circa 170 membri, prevalentemente di IT, di cui io faccio parte, e in cui ci incontriamo frequentemente su tematiche tipicamente agile, link coffee tecnici, sia all'interno che anche all'esterno. Ad esempio saremo nel prossimo Agile Daily di Urbino e presenteremo proprio la nostra esperienza. Quindi, ritornando a noi, allora, partiamo da che cos'è un grafo. Un grafo non è altro che una struttura dati in cui un insieme finito di entità sono collegate tra di loro da delle relazioni. Relazioni che possono o non possono avere una direzione, che possono o non possono avere un peso. E i graph database non fanno altro che rendere persistenti queste strutture dati e anche interrogabili. Quello di cui parleremo oggi è il fronte del label property graph, in cui diciamo è differente dal concetto di RDF, dell'altro tipo di modello dati che magari qualcuno di voi conosce, in cui lì lo scopo è più condividere informazioni, infatti è diventato lo standard di Open Data. Invece con le proprie di grafo l'obiettivo è proprio quello di storicizzare e interrogare in maniera più efficiente possibile i dati. E questo modello dati è fatto in questo modo, cioè un grafo formato da una serie di nodi che contiene, che sono legate da delle relazioni, sia nodi che proprietà, sia nodi che relazioni hanno una serie di proprietà che non sono altro che chiave valore, degli oggetti chiave valore, e questo grafo si naviga attraverso dei traversa, quindi un attraversamento di questo grafo che identifica una serie di percorsi che non è tanto che un insieme ordinato di nodi. Questi nodi possono avere delle taggature che sono chiamate label, cioè il nodo di tipo persona, ad esempio il nodo di tipo azienda, come le relazioni possono avere un tipo, quindi c'è una semantica anche all'interno della relazione. E facendo un parallelo con i database relazionali, non abbiamo più righe, colonne e tabelle, ma abbiamo nodi, relazioni e proprietà e label a questo punto. E database a grafo fanno parte di tutto l'ecosistema di NoSQL, dove però l'obiettivo principale è quello di gestire un dominio dati in cui un volume di dati molto ampio, ma soprattutto molto correlato tra di loro, quindi con una serie le relazioni che ci sono tra questi dati è molto densa. E quindi va a toccare l'ambito in cui dobbiamo risolvere quindi molto complesse in termini di densità e di profondità della relazione, delle relazioni, sfruttando il fatto che il grafo non è interamente connesso e quindi permette di scalare sulle relazioni proprio sfruttando questo fatto. Poi ci tornerò
successivamente. In più hanno, come tutti i NoSQL, hanno un modello dati flessibile che permette l'approccio iterativo e incrementale di un progetto. Hanno una, di solito hanno dei linguaggi, oltre ad avere delle API native per poter essere interrogati, hanno un linguaggio di, che può essere dichiarativo o imperativo. Ad esempio c'è i due che fanno da padrone del mercato sono Gremlin, che è un linguaggio imperativo in cui voi dovete dirgli come attraversare questo grafo, quindi in realtà avete, avete una forte flessibilità, ma comunque dovete implementarlo da voi. Invece c'è Cypher di Neo4j, che è un linguaggio dichiarativo, che è molto simile al concetto dell'SQL, infatti sta cercando di diventare lo standard dei database a grafo. Infatti Neo4j ha anche creato il progetto OpenCypher, in cui ha messo a disposizione liberamente questo linguaggio, in cui io ti dico cosa voglio fare, c'è un parsing che mi traduce tutte le operazioni in API native. Poi, due concetti molto importanti. Allora, cosa distingue la parola grafo? Adesso la trovate un po' in giro dappertutto, ma se l'obiettivo è quello di attraversare nella maniera più veloce questo grafo, c'è bisogno che questo database a grafo abbia sia uno storage che un motore di processing nativo a grafo. Quindi magari a storicizzare i dati come un database relazionale e poi oppure con un database relazionale e poi interrogare, permettere l'interrogazione al grafo. Quindi questa è la maniera più efficiente, anche questo ci tornerò successivamente. E infine, come tutti i NoSQL, sono pensati per scalare in maniera orizzontale, ma sempre nell'ottica di avere le performance migliori, il grafo deve stare all'interno del nodo del cluster, tutto il grafo deve stare all'interno di un nodo del cluster, non è possibile lo sharding. Mi spiego meglio, lo sharding è un problema aperto nel mondo dei grafi, in quanto banalmente un nodo può collegarsi a qualsiasi altra parte del grafo. Quindi alcuni vendor permettono di fare lo sharding del grafo, questo però a discapito della latenza che voi ottenete nelle query. Mentre Neo4j è molto integralista su questo e non permette lo sharding. Quindi dovete avere tutto il grafo all'interno di lo stesso nodo di cluster. Potete scalare orizzontalmente in lettura, ovviamente. Però il grafo deve essere tutto in un nodo. Poi ho preso quindi adesso entro un po' un attimo più nel dettaglio. Ho preso in prestito da Machine Learning Project Checklist di questo libro della Aurelli e mi sono immedesimato in voi e ho detto ma in quali fasi tipicamente l'influsso di data science mi ha senso utilizzare un graph, mi può aiutare un graph database? Con i pallini verdi, diciamo, per me sono le fasi personalmente in cui un graph database mi può aiutare, ovviamente non a fare i modelli e a fare il tuning di questi modelli. Però non è detto, perché il capo degli sviluppatori di Neo4j, Michael Langer, si è uscito a fine luglio, in cui stava lavorando alla prima procedura basata su machine learning, in cui ha dato un modello e dei parametri, quindi lo scopriremo in futuro. Cosa hanno in mente? Ok, iniziamo dal frame the problem. In questo caso ho inserito la semplicità e l'espressività di un modello dati a grafo rispetto a un modello relazionale, in cui tipicamente delle riunioni di kickoff escono, l'output di queste riunioni sono dei diagrammi, entità, relazioni che spesso possono essere tradotti quasi uno a uno, non è sempre così semplice, però nel modello dati di un database a grafo, e quindi permette di portare a bordo più persone e diciamo di capirsi meglio. E soprattutto la cosa più importante è l'additività di questo modello. Questo ti permette di aggiungere nodi, aggiungere relazioni in maniera sicura, quindi se cambia l'esigenza di business riesci a essere più reattivo, oltre allo sviluppo sempre come dicevo prima iterativo e incrementale di un progetto. Questo è una classica slide dove c'è un confronto tra il modello relazionale, entità relazioni, e un modello a grafo. Quindi immaginatevi che qualcuno vi dica dovete prendere dei dati, immagino che
riuscite a colpo d'occhio a sapere come prenderli in un grafo. E la cosa bella, soprattutto di tutto questo, è che il modello dati di un database a grafo, in realtà è le informazioni fisicamente sono storicizzate proprio così. Infatti, per avvantaggiarsi di uno storage nativo a grafo, le informazioni devono essere anche fisicamente vicine. Cioè le informazioni che sono vicine in termini logici devono essere anche fisicamente vicine. E per far questo, ad esempio, porto il caso di Neo4j, in cui loro suddividono, creano un file per ogni tipo di entità di Neo4j. Quindi un file per i nodi, un file per le relazioni, un file per le label e un file per le property. E ogni record di questo file non è nient'altro che, ad esempio, il record di un nodo non è nient'altro che un puntamento alle sue relazioni più vicine, alle sue label più vicine, alle sue property più vicine. Questo è consente di poter sfruttare la index free adjacency. Cioè, ogni nodo, infatti, agisce come puntatore a tutti gli altri nodi. E questo fa sì, questa è la forza di un database in grafo, in cui l'interrogazione, il tempo dell'interrogazione della query dipende solo dalla porzione del grafo in cui vai a toccare, sfruttando proprio il fatto che tutto non è connesso con tutto. Mentre altri vendor che non hanno un motore di processing nativo a grafo, hanno bisogno di indicizzare tutto, e quindi lì sei più dipendente dal totale dei dati che vai a memorizzare all'interno di un grafo. Poi, e qui entro un po' più nel dettaglio di Neo4j, quando ho usato prevalentemente Neo4j, quindi vi porto l'esperienza di Cypher, che è appunto un linguaggio dichiarativo, come dicevo prima, molto simile a alle SQL come obiettivo. Quindi qui ti fa il vantaggio è quello di focalizzarsi sul dominio piuttosto che come andare a prendersi i dati, come potrebbe essere per diciamo, nel caso di Gremlin. Ha una sintassi tutta sua, quindi molto diversa dalle SQL, però è molto molto vicino al mondo dei grafi e comunque richiede una curva di apprendimento, ma è molto molto bella, secondo me, interessante. Una volta che siete entrati dentro è veramente molto interessante. In più, Neo4j l'anno scorso ha implementato le APOC, che sono delle procedure. Questa è stata veramente una milestone disruptive per loro, in cui ha astratto tutta una serie di funzionalità molto ad esempio la possibilità di fare operazioni con le collection, con le mappe, con distanza tra vettori, tutta una serie di cose che ti evita di reinventare la ruota ogni volta, anche algoritmi a grafo, di centralità, page rank, di reinventarti la ruota ogni volta. Quindi questa è stata una grande funzionalità che abbiamo apprezzato molto, e più ovviamente ti permette di interfacciarsi con principale con Java, quindi il mondo della data science, con R, non ufficiale, driver non ufficiale, e Python, sia ufficiale che non ufficiale, magari lo vedete dopo con Fabio. Però il vero vantaggio è nella fase di esplorazione dei dati. Oltre a capire, ad esempio, come la topologia di una rete, come si trova quel nodo in quella certa rete sottografica in cui lui si trova, il vero vantaggio è quello di riuscire a trasformare relazioni, rendere esplicite relazioni implicite. Quindi qui vi faccio un esempio di una delle ultime analisi che ho fatto. Abbiamo inserito in GraphQL settimana scorsa gli enti della pubblica amministrazione, in cui leghiamo a ogni ente gli esponenti PA, in questo caso John è sindaco di un certo comune. Questo comune pubblica delle gare d'appalto vinte da una certa azienda. Quello che ci siamo chiesti è capire: ma c'è una relazione tra uno degli esponenti della PA di questo ente e le company che vendono, che vincono queste gare? Ad esempio, in questo caso fake, è possibile vedere come John ha due proprietà in condivisione con Giulia, che ha una percentuale di una partecipazione nella Company B, di cui il titolare effettivo è Mario, che è anche il CEO dell'azienda che ha vinto,
che ha vinto la gara d'appalto. Quindi potrei creare una relazione in cui forse John ha influenzato questa gara, quindi rendere evidente questo, che c'è un patto. E ho fatto questa analisi su sull'intero grafo che abbiamo noi a disposizione, che più o meno sono 35 milioni di nodi e 70 milioni di relazioni. In più ci ho aggiunto le gare d'appalto, in questo caso ho aggiunto solo quelle del 2016 che avevano un certo grado di... magari ve la zoom un attimo. Riuscite a vedere? Sì. Le gare d'appalto 2016 che avevano un certo grado di qualità, e quindi quello che mi sono andato a dire, ok, io voglio, mi prendo le relazioni di esponenti, tutte le relazioni di esponenti della pubblica amministrazione, e poi cerco di trovare il percorso minimo che c'è tra questo esponente e chi ha vinto la gara. Basandosi su queste, ho provato queste relazioni in cui partecipazione maggiore del 5%, sia attiva che recessa, titolare effettivo, una condivisione di immobili, una carica di un certo livello di importanza, in questo caso anche recesso, di un'importanza un po' meno forte, e di fusione e incorporazione. Quello che ho fatto è, qui vi mostro, qui non state a capire i dettagli, ma mi interessa la logica, qual è, in cui io devo partire sempre da un punto d'accesso, che in quel caso può essere un indice fatta su una property di Neo4j oppure su un gruppo di nodi taggati in un certo modo. Io in questo caso sono partito dagli enti in cui dammi, questo è solo un passaggio di parametri, dammi le persone che hanno una carica in questi enti, e in più questi enti dammi le sue gare che hanno un vincitore, e quindi dammi il vincitore. Io qui mi sono creato una riga per ogni ente in cui ho la lista delle persone e la lista di vincitori a queste gare. E di questi, diciamo che per ogni ente mi vado a calcolare lo short e spot che c'è tra, come dicevo prima, tra questi soggetti, fino al livello 5. E poi mi prendo tutta una serie di parametri in cui l'output finale, tutto questo ho girato in più o meno 90 secondi sull'intero grafo che abbiamo noi, sfruttando proprio il fatto, quello che vi dicevo, che il tempo della query va a toccare solo i dati che gli interessano, non va a toccare tutto il grafo, non ha bisogno di andare a toccare tutto il grafo, perché appunto le relazioni in un grafo database sono storicizzate, cioè sono proprio rese persistenti in confronto ad esempio a relazionale in cui le va a calcolare in realtà. Quindi io mi sono creato, mi sono fatto un data frame in cui per ogni ente ho, questi sono degli ID, potete immaginare perché non vi ho dato i nomi, e la company con cui è legata la persona, e la lunghezza del path, e la lista di gare. Quindi abbiamo trovato una serie di informazioni utili, ad esempio 938 PA coinvolte, quindi distinct, 1576 persone, 1837 company coinvolte. E, ovviamente qui il patto più trovato è stato quello di lunghezza 5, però ci sono anche qualcosa di relazioni di primo livello, di secondo livello, di terzo livello. Vi porto un esempio di questo ente in cui sono state trovate, allora il verde è l'ente, il rosso sono le persone, ad esempio qui il sindaco di questo ente è esponente di una società che ha una partecipazione maggiore del 5% di quest'altra società che ha vinto 3 gare con lui. Ma ancora più interessante è quest'altro. Questo è un vice sindaco che ha anche una carica di consigliere che è esponente di 2 aziende in cui ognuna di esse ha vinto 2 gare. Quindi questa è la forza del grafo. Cioè potete avere sia i dati sull'intera economia, diciamo l'intero grafo, ma anche poi andare a questo è un output del Neo4j browser in cui vi permette anche di fare dei bug di queste, quindi vedere anche i risultati.
Infine, no, infine no, preparazione, la fase di preparazione dei dati, quindi di creazione delle feature. Questo è un aspetto in cui ci puntiamo e ci punteremo molto nel nostro futuro. È quello, Neo4j ha il mese scorso ha fatto un fork delle APOC, quindi delle procedure che aveva creato, e basato su gli algoritmi a grafo. Ovviamente gli avevano richiesti in molti per essere sempre più per andare a toccare anche analytics e quindi social network analysis, e ha implementato tutta una serie di algoritmi a grafo, i principali algoritmi a grafo, in cui da una misura di centralità di un'appartenenza a un cluster o meno, oppure la distanza tra certi tipi, tra certi tipi di nodi, e questo può essere utilizzato. Anzi, per queste feature a noi interessano molto, sia per dare un risultato al cliente finale, ad esempio le misure di centralità banalmente in un nostro motore di ricerca, ma anche altri gruppi aziendali in cui fanno modelli. E i risultati delle performance sono molto molto interessanti. Questi sono alcuni grafici che potete trovare liberamente in rete. Ad esempio, prendo DBpedia inglese, in cui 11 milioni di nodi, 117 milioni di relazioni, un page rank di ci ha messo 46 secondi, un label property graph, label propagation, scusate, 51 secondi. E la cosa molto interessante è che l'ha anche fatti, l'ha fatto girare sull'intera blockchain di Bitcoin, che conta 1 miliardo e 700 mila nodi e 2 miliardi e 700 milioni di relazioni. E l'ha fatto vedere live, e in realtà questi avevano dei tempi molto 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 interessanti. Infine, presentare e lanciare la soluzione. Ovviamente i database a grafo sono fatti per essere il back-end di applicazioni web, quindi per avere delle latenze molto molto basse, e vanno a, se non a sostituire, ma anche a essere in contemporanea con i classici metodi di fraud detection, real-time recommendation e così via. In particolare, se siete interessati al tema, Neo4j mette a disposizione anche delle sandbox in cui fa dei tutorial, e ce n'è uno molto bello in real-time recommendation in cui potete provare da browser impostare un collaborative filtering o content-based filtering in 5 minuti. Quindi questo è, se volete provare Neo4j, questo è il modo sicuramente, sicuramente più veloce. Quindi adesso lascio la parola a Stefan di Neo4j e poi a Larus. Thank you.